seduta del civico consesso di Bovalino, molto vivace, con consiglieri dell'opposizione Sandra Polimeno e Gloria Versace del gruppo Nuova Calabria, che hanno chiesto al presidente Laura Sgambellone di rinviare le votazioni sui punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno, per non incorrere in violazioni di legge che renderebbero illegittimi e annullabili gli eventuali atti approvati. I punti indicati sono quelli che riguardano la ratifica di una variazione del bilancio, l'approvazione di un documento unico programmatico e l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2020-2022. La Polimeni ha sollevato una questione di improcedibilità per violazione e falsa applicazione di diversi articoli di legge e in particolare l'articolo 21 del regolamento di contabilità. Il sindaco Vincenzo Maisano poi ha messo ai voti la richiesta di rinvio di votazioni dei punti 2, 3 e 4 ed è stata respinta con i voti della maggioranza, punti poi approvati successivamente. Nuova Calabria ha annunciato il ricorso al TAR e ha quindi lasciato l'aula consiliare. Sì, ma qui stiamo parlando di altro però, le chiedo scusa, noi qui stiamo parlando di un DUP, quindi di un documento di programmazione, quindi io credo che più che prassi, le chiedo scusa ragioniere, non si può, questa è violazione di norme, non è prassi. Vabbè, lei la può intendere. Non la intendo, è quello che dice la normativa. Il TAR, se si è pronunciato, è perché uno alla volta, uno alla volta. È a tutto il diritto di dirlo questo. Io le sto dicendo, le sto rappresentando una situazione. Cioè quello che succede negli altri comuni. Una situazione di quello che succede. No, guardi, è gravissimo quello che lei sta affermando in questo momento. Lei sta affermando in questo momento che c'è una prassi nel violare la legge. E c'è una prassi anche nel non dare la possibilità ai consiglieri comunali, torno a dire, tanto di maggioranza quanto di minoranza, quindi affinché un consiglio comunale possa svolgere il proprio lavoro. Quindi noi oggi saremmo qui a fare cosa? A dover alzare la mano su un documento che è già stato definito e descritto e deciso in altra sede, perché è stato deciso tanto il DUP quando il bilancio di previsione, quindi in realtà non c'è stata la possibilità per i consiglieri comunali di addivenire ad una discussione e quindi ad un eventuale, lo dice lei stesso. Consigliera, però, scusa, ma lei afferma allora a questo punto? Un attimo solo, però questo è vero fino a un certo punto, nel senso che nei 20 giorni prima in cui voi avete ricevuto i documenti avreste potuto anche fare delle interpellanze, delle richieste, è vero fino a un certo punto. Presidente, l'articolo 21, parliamo del regolamento di contabilità comunale, quindi non è che stiamo parlando, l'articolo 21 dice entro 30 giorni successivi alla presentazione del DUP il Consiglio Comunale si riunisce, adottate le conseguenti deliberazioni, l'esito della votazione sul DUP da parte dei consiglieri si sostanzia in un'approvazione nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici operativi del Consiglio, non della Giunta, del Consiglio, in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. E ovviamente il documento unico di programmazione, come diceva bene l'assessore, si divide in diverse sezioni. Quello che mi interessa, il dato politico che mi interessa sottolineare e sottolineare alla cittadinanza, alla comunità e per essa questo civico consenso, sta nel fatto che consiste nella programmazione, nella progettazione politica attuata in questi poco più di 3 anni da questa amministrazione. Esempi di questa programmazione politica ne sono sia i finanziamenti ottenuti per quanto riguarda i servizi pubblici essenziali e che sono alcuni in corso ormai di definizione, ma ancora il completamento di opere vecchie o comunque opere non concluse dalle precedenti amministrazioni, come il centro per gli immigrati, che è stato anche consegnato all'aggiudicatario dopo che sono stati risolti diversi problemi inerenti alla loro consegna. Lo stesso è stato fatto con impianti fotovoltaici ubicati sulle scuole, completati nel 2013 e mai consegnati, mai messi in funzione. Questa amministrazione, con un'adeguata programmazione e progettazione e con un uso parsimonioso delle risorse economico-finanziarie, è riuscita a garantire il completamento dell'opera, che darà comunque un'autosufficienza dal punto di vista
dell'energia elettrica alla scuola di Borgo e quasi sicuramente consentirà un risparmio anche alla scuola media, quindi alla scuola secondaria di primo grado, con l'aggiunta, essendo un impianto di circa 20 kW o più, di poter anche ricevere dei piccoli rimborsi. Quindi risparmi per le scuole, risparmi per l'ente, risparmi per i cittadini. Questa è la programmazione. Sì, io devo rispondere dei lavori. Sì, e io devo rispondere però dei lavori che si fanno all'interno di questa assise. Quindi per quanto mi riguarda la questione pregiudiziale è stata posta, secondo il regolamento è stata messa ai voti, il Consiglio è sovrano, nel senso che il Consiglio ha deciso di andare avanti e di non tenere ferma la vostra posizione, quindi ovviamente prendo atto. Mi dispiacerebbe. Sì, ma legittimo. Legittimo, però io posso rispondere di quello. Noi siamo in consiglio comunale in questo momento, quindi io mi spero, insomma, mi auguro che la vostra presenza ci sia ancora, perché è necessaria all'ordine democratico. Ecco. Ma avete detto la vostra senza dubbio. Grazie, buona giornata.